Ecco qua. Eccolo lì. Ecco fa. Ecco fatto. Eccolo lì. Eccolo lì. Perfetto. Unlock your full potential at Crack Addicts. Ciao a tutti e bentrovati. Oggi è venuta a trovarmi Giulia. Ci vuoi raccontare il motivo della visita? Allora, faccio Muay Thai e per questo motivo penso che mi si è un po' incriccata la schiena anche facendo cavallo, soprattutto da una parte ho un particolare dolore. Gira, ti faccio vedere. Poi penso di essermi bloccata, cioè ho un'anca più bloccata dell'altra. Quale? Secondo me, non so quale, non mi ricordo. Non mi devo scoprirlo io. Sì, esatto. Però mi sento un po' bloccata, cioè da una parte riesco a girare, dall'altra parte ecco riesco a girare di meno. Ok. E niente, questo, insomma, schiena, tutta la schiena. Sei mai caduta da cavallo? No. Meno male, speriamo che questo trend continui. Interventi chirurgici mai fatti? Sì. Ok. A livello ortopedico anche? No. Ok, per fortuna. Hai problemi a livello di circolazione, pressione, colesterolo? No. Cioè, sei giovane, quindi mi aspetterei di no, però è sempre bene sapere che ci possono essere dei fattori genetici predisponenti. Allora direi che possiamo iniziare. Ti faccio giusto, sei altissima comunque, quanto sei alta? 1,78. 1,78, bravo. Scalza. Andiamo un secondo sulla pedana. Guarda dritta. Sì, l'occipite è più alto a sinistra. Spalla, direi quasi pari, ma leggermente più alta a destra. Il bacino. Sì, un po' più alto a sinistra, segui l'occipite. Hai fastidio qua? Quando premo? O è peggio di qua? Sì, è peggio di là. Peggio di qua. Ok, perfetto, vediamo la distribuzione. Questo è molto interessante perché ci sono quasi 10 kg di peso più a destra. Allora, abbiamo detto qui a destra un po' di fastidio. Se vengo su in alto, aspetta, sempre destra? Sì. Oppure sinistra? Sinistra mi dà un po' fastidio, ma a destra. Destra è molto di più. E nel mezzo, peggio qua o qua? A sinistra. Sinistra, quindi inverte. Allora, quando vengo sul bacino, questa parte qua, se la premo dovrebbe essere un po' fastidiosa. E a sinistra meno? Sì. Allora poi quando vengo qua e scusami e schiaccio, migliora questo qua su ora? Sì. Rispetto a quando non schiaccio? Sì, oddio. È un sì convinto questo, sì, bravo. Sì, sì, no, fa impressione. Gira la testa tutta a destra? Ok, il tuo naso punta qua, dovrebbe arrivare sopra la spalla. L'altro lato? Siamo qua, dovremmo arrivare qua. Ok. Tutto a posto? Sono rotta male. No, no. Allora, sì, io ti unisco gli indici, ok? Tu mi dici se li senti... ok, mi stavi facendo tu un po' di resistenza, però sì. C'è un pochino comunque di tensione sul lato sinistro. Lo senti che non è esattamente uguale. Girami la testa a destra. Bravissima. Non cambia, gira a sinistra. Adesso senti che si toccano in punta quando giri la testa a sinistra? Sì. Rilassata? Ok, non c'è niente di doloroso qua, ok? Se c'è qualcosa che può dare un po' fastidio te lo dico io prima. Ok. Allora, questa gamba è leggermente più corta di questa, ok? Hai fastidio qua? Un po'. Qua? Di meno. Gira la testa a sinistra? Adesso qua? No. Vedi? Testa dritta? Se vado sull'esterno, fastidio? Mm-hmm. Meno. Esatto. Gira la testa a sinistra? Tutto il contrario. No. Ok. Allora, le gambe è abbastanza evidente che sono... questa più corta, questa più lunga, ok? Non perché ha un osso più corto, uno più lungo. O meglio, questo dovremmo accertarlo con la radiografia. Però, piega qui la gamba. Se io inserisco questo... Sì, piega un po' di più. Esatto. Qua sotto. Tu stai un po' scomoda. Però... quando vengo a vedere le gambe sono assolutamente pari.
Adesso questo che cosa significa? Significa che quando io premo qua, tu non hai fastidio. Se io tolgo, Sì, fastidio, vero? ma infatti io dormo così, cioè mi metto sempre un cuscino dietro la schiena e sto così. Un cuscino dietro la schiena? Ok. Sì, e mi metto così perché no, mi fa male la schiena, mi fa male quella parte là. Quindi io dormo proprio rialzata in questo modo. Beh, è una cosa in realtà molto intelligente perché è quello di cui il tuo corpo ha bisogno, però attenta perché può creare un problema dall'altra parte, ok? Quindi adesso vediamo un attimino noi come siamo messi. Rilassata. Poi a fronte di quello che abbiamo visto potresti avere un po' di tensione anche qua. Girata sta a sinistra, meno, Ok, meno. vero? Dritta, spingi la gamba in su, forte, questa, se no mi Ah, dai un calcio in questa? bocca. Ok. Spingi forte, 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 bravissima, di qua. Ok, li attivi bene. Tocca qua e con l'altra qua. Bravissima, tieni le braccia così. Spingi su, aspetta, non ruotare, vai. Di qua, vai, vai, spingi. Ok, tieni qua e qua. Sto cercando di individuare la natura della tua disfunzione. Spingi su qua, qui fortissima, vai. Ok. Sei sotto stress? No, sono solo un po' di imbarazzo. No, ma non adesso, in generale, nella Ah, vita. ok, boh, non lo so, probabile. Spingi su. Su, togli, posso vedere l'ombelico? Sì. Ok, qua, dobbiamo toccare qua. Tieni le mani qua, ok? Un po' più laterali, ecco lì. Spingi su, spingi, fai più fatica, eh? Madonna, sì. Spingi, spingi. Sì, questi sono dei riflessi quando c'è che si attivano. Quando c'è uno squilibrio nel metabolismo del cortisolo, infatti se io vengo qua e massaggio, vedi, dà un po' fastidio. Tu studi? Che Sì, studi? economia. Da tutti gli esami? Ah, Me ne mancano un poco, devo laurearmi quest'anno. bene. E poi? Poi si lavora, si inizierà a lavorare, Fai si spera. No, master mi sa che voglio mettermi nel mondo del o... lavoro. Brava. Sto provando a distrarti perché so che è fastidioso, eh. Per quanto sì. No, sai, anche il fatto secondo me che non facciamo abbastanza stretching a Muay Thai forse potrebbe essere un po'. Sicuramente contribuisce. Vediamo se abbiamo migliorato la situazione. Spingi su. Dimmelo tu, come senti Sì, muscolo? un po' meglio. Spingi su. Ok. Ora, questo mi serviva farlo per preparare il corpo a ricevere l'aggiustamento, perché altrimenti se io bypasso la causa ma vado direttamente sul problema, rischia che poi il problema può, insomma, Proseguire. può tornare fuori. Dritta, spingi su, stringi i denti, spingi, spalanca la bocca, spingi, tienila aperta, spingi, grande, 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 spingi, stringi i denti, spingi. Ok, mani. Dritti i gomiti, spingi uno contro l'altro. Così. Sì, forte. Piega le gambe. Un po' di più. Mani. Spingi. Ok, gambe di qua. Gira. Spingi. Vai. Vai. No, qua non va. Allora, giù, inizio con gli aggiustamenti, rilassata, eccolo, liberato il piede, rilassata, ok, morbida, morbida. Vorrei che mi dicessi dove è più male, toccherò vari punti, Ok. ok? Questo è uno.
Due. Sì, di più. Due fa male. Tre. Due faceva più male. Quattro. Due faceva più male. Ok, per ora due, perdonami. Cinque. Sei pure, non Sei. scherza. Sette. Otto. Sette e due. Sette, due? Sì. Quindi Oggi giocavo questo? così. Sì, ma non come il 7. Questo è 7. Ah, scusami, non come il O questo? quello più giù. Ah, 6. Sì, Questo, questo, ok. ok. E 2. Sì. Qual è peggio, questo o questo? Forse due. Ok, allora ti faccio una domanda. Se io schiaccio qua, questo migliora? Se Sì, un po' sì. schiaccio qua, questo migliora? Sì. Molto di più? Cioè, il 2 non l'ho proprio sentito prima quando l'hai Cioè, se io schiacciato. schiaccio qua, qua non lo senti più. Quasi più. Se io lo schiaccio, lo Lo senti. sento, sì. Qui è da inquadrare proprio la tua faccia per quanto. Questo è il numero 2. Ok. Se io la schiaccio 6 e poi schiaccio il numero 2, Non sento nulla. non senti nulla. Se io lascio il numero 6, subito. Sì. Qui dobbiamo aggiustare. Qui la quinta lombare. Oddio. Perfetto. 2. Non c'è più. Pancia Non sento in su. niente. Diceva il divulgatore della chiropratica, appoggiati, appoggiati, lo so che è un po' freddo, però la chiropratica o è specifica o non vale niente. Ok. Quindi dobbiamo essere molto specifici in quel che facciamo. Ti ricordi quando giravi verso sinistra andavano via di dritta? Tu hai fastidio qua, no? Giri di qua. Meglio? Ok. Cioè, non, Non lo quasi senti non lo più. sento, sì. Lasciamo sbagliare. Qua. Questo. Morbida. Ok. Testa dritta. Fa ancora male qua? Ok. No. Qua. Qua. Mi dà fastidio, ma fa più male Fa sopra. più male sopra. Sì. Qui non devo usare le rotazioni, ma devo venire solo laterale. Perfetto. Ok. Lascia. Ok, mano qua per favore. Bravissima. Ok. Mano qua. Si sente proprio il sound. Scrang. Esatto, pancia sotto. Si sente, si sente. Non è artefatto. Era qui che tu ti sei fatta male cadendo da cavallo, vero? Non cadendo da cavallo, scusami, facendo Muay Thai. Sì, è proprio quella striscia che mi fa Esatto, male. perché io lo vedo proprio che è un po' più prominente il muscolo paravertebrale di destra qui. Invece qui è più, diciamo, omogeneo lungo tutto il decorso della colonna. Invece qui si è creato un bel po' di swelling, no, di gonfiore. Questo, e tu avrai fastidio qua quando premo, vero? Rilassata. Da qua io prendo, devo avere un vettore verso l'anteriore e verso il basso, morbida. Eccolo là. Perfetto. E da qui. Ok. Alza la coscia, spingi su verso il soffitto. Ok, il gluteo sta bene, giù, vediamo l'altro. Questo è il grande gluteo. Alza la coscia, spingi su, il gluteo sta bene, perfetto. Vediamo i piriformi. Spingi la gamba in dentro così, vai. Ah, devo morbida, devo tenerti qua. Spingi in dentro. Sì. Perché che cosa succede? Quando io ti testo, spingi, alzi il bacino. Se invece ti stabilizzo sul bacino, spingi, fai un po' più di fatica, vedi? Sì. Vai giù. Spingi dentro. Qui. Devo stabilizzarti qua e qua. Vai. Sì, fa un po' più di fatica. Ok, Si sente anche la fatica? fai stretching qui ai glutei tu? No.
Dove è peggio, destra o sinistra? Destra ma fa malissimo, porca Lo miseria. riesci a sopportare? No. Ok. Com'è? Meglio anche se fa. Però adesso è gestibile, no? Sì. Prima non. Sì, male. Ti chiedo scusa, però lo vogliamo risolvere o lo vogliamo lasciare qua il No, problema? Risolviamo. fai quello che vuoi. Mi hai detto fai come ti pare? Sì. Adesso li ho messi in modo speculare, ma non uno vicino all'altro, quindi devo fare un piccolo pompage, si chiama, qui sul bacino, per favorirne, diciamo, per favorire la riattivazione della pompa craniosacrale, che fa scorrere il liquido cerebrospinale all'interno della colonna. Un colpo di tosse, perfetto, gamba sotto dritta, perfetto, rilassata, uno, fatto male? No. Ok, pancia in aria, ok, fastidio? Un pochino. Dove, qua o qua? Ti ho detto, sono un disastro. Mettiamola qua. Lasciamo. Dove andrai in vacanza quest'estate? Penso Sardegna. Ah, beh, agosto? Luglio e agosto. Proprio quando c'è il pieno? Sì. Va bene. Mani così. Spingile su. Stringi i denti. Spingi. Spalanca la bocca. Spingi. Ok, no, qui va bene. Questa mano qua su e questa giù. Alza il gomito più in alto che riesci. Scapola bloccata. Vediamo l'altra. No, questa giù. Alza più che puoi. Tutte e due le scapole bloccate. Benissimo. Pancia sotto. Se avessimo fatto la visita qualche anno fa, prendevamo il 100 di bonus del 110. Mano qua sotto. Proprio sotto la coscia. Bravissima. Rilassata, eh? Perfetto. L'altra. Questa giù, bravissima. Rilassata. Perfetto. Facciamo di nuovo. Un po' meglio, non del tutto, ma un po' meglio. Vediamo qua. Questa ancora meglio. Beh, dovremmo rivederci perché qui non si è messa benissimo, però le premesse iniziali sono molto positive, va bene? Vieni in Grazie, ma io piedi. mi Ecco, sento molto meglio in realtà. questo mi fa molto piacere, però tu considera che questo è solo un assaggio di come potresti sentirti, va bene? Mani così. Spingi il tuo gomito, non la spalla, il gomito, indietro contro di me piano piano, tira un colpo secco. Perfetto. Stessa cosa, piano piano, colpo secco. No, prima piano, ora veloce. Più veloce? Sai che non No, ci questo è a riesco. posto, a posto. Cammina un po', mi dici come ti senti. Questo Mi sento leggerissima, mi fa molto piacere. veramente leggera, tipo come se avessi perso qualche Ne è chilo. valsa la pena? Sì, assolutamente sì. Buonasera a tutti, oggi siamo con Sara che è venuta per un problema tra mandibola e cervicale. Adesso ce lo racconta lei, così facciamo un po' un punto della situazione. Allora, diciamo che non so effettivamente qual è il problema, credo sia una forma o di bruxismo, comunque tendo a avere un tic alla bocca.
che mi provoca un'infiammazione qua dietro la cervicale. Ok. Mi è successo di rimanere bloccata per circa una A settimana a sinistra? letto, sì, da questo lato, e durante la giornata ho sempre fastidio a questa parte della Ok, schiena, fino quindi irradia all'omeruggio. dietro. Senti anche dolori o formicolii su spalle e Sì, braccia? un continuo, Tutte e mi due? tocco in continuazione, fa scrocchio Ok, sempre. innanzitutto le circonduzioni evitale perché non sono movimenti che piacciono alla cervicale. Ama più, Giusto. esatto, i movimenti unilaterali, insomma, unidirezionali. Detto ciò, mettiamoci all'opera. Accomodati seduta. Adesso cerchiamo di capire dove parte il tuo fastidio. Io sento un po' di tensione qua. Qua un po' meno. Sì, lì Sei meno, d'accordo? giusto. Ok. Se vado su, fastidio qua, qua Sì, un po' meno. esatto. Se vengo in mezzo, peggio a destra o peggio a sinistra? Esatto. Destra. Bel blocco qua, eh. Sei mai caduta sul sedere? Sbattendo il Boh, cado sempre. sedere? Cadi sempre? Sì, un po' sempre. Cammino Prendi anche storta, cammino storta. distorsioni, caviglie e ginocchia. Sì, tutto. Immaginate. Una serie di blocchi. Senti qua. Un Che è? blocco, non si muove proprio qui, la colonna. Sono schifo. Non giungere a conclusioni affrettate. Morbida, guarda dritta. Giù. Meglio. Ah, mi hai preso botte in testa? Tipo qua? Facciamo così, Non vieni a pancia in aria, credo. vieni a pancia in aria. Lo testo io. Prendi aria, la butti fuori. Quando hai finito di buttarla fuori, non prendi più aria. E con l'aria fuori, spingi in dentro le braccia. Ok, a posto, vieni giù. Tesa. Spingi su così, vai. Ok. Vai. Ok. Vai. Ok. Vai. Con questa. Sì. Vai. Senti, qua è un problemino? Allora, quando io premo di qua, non premo, tocco di qua sullo stesso punto, spingi in su. Senti che sei forte? Ok. Quando io tocco di qua, spingi su. Ah, Vedi? è vero, Basta sì. niente. Perché non attivi le fibre muscolari, vediamo di qua, Perché? spingi su. Perché io credo che tu abbia preso una vecchia botta lì in testa. Spingi su. Ok, inspira, trattieni, spingi adesso. Vedi che adesso sei forte quando tieni aria? Butta fuori, spingi su mentre butti fuori. Vedi che perdi? Inspira, lo portiamo fuori. In flessione craniosacrale si chiama. Inspira. Fuori. Ultimo. Fuori. Cioè non le blocco, le stabilizzo. Apri grande. Inspira. Fuori. Inspira. Fuori. Inspira. Fuori. Inspira. Fuori. Tocco lo stesso punto di prima, spingi in su. Più forte, no? Sei d'accordo? Ok, le gambe sono già pari. Probabilmente se le avessi guardate prima ci sarebbe stata una differenza, ma non posso saperlo perché le ho guardate solo adesso. Rilassata. Lascia. Ok, posto ci sono. Ha fatto male? No, male no. Ah, ok. Non mi aspettavo Un po' di così. rumore. Lascia. Ok, questo meglio, no? No, che posto. Lascia. Va Rilassata, rilassata. Piego un po' qua il ginocchio, ok? Eccolo qua. Adesso tu mi dicevi che avevi fastidio anche alla cervicale, giusto? Mani qua su da me. Senti che ci sono una falange e mezza di differenza, c'è una falange e mezza di differenza? Quindi
Quando io tiro, Sì, questo. tutto è più lungo e questo è più corto. Sì. Gira la testa verso destra. Di più fino alla fine. No, non cambia. Gira verso sinistra. Quando tu giri verso sinistra, neanche cambia. Testa in centro. No, l'altro Ah, scrocchiato. lato. Eccolo. Questo. Pareggia subito. Lo senti? Ok, quindi giù. Sappiamo che c'è rilassata, un blocco, eccolo qua, che deve essere corretto in questa direzione. Ok, pertanto sarà poco più di questo. Posso farlo? Non avrei dolore, te lo No, garantisco. sì, vai. Ok. Ridammi le mani qua su. Adesso senti che sono pari anche con la testa al centro? Sì. Ok. Vediamo adesso la mandibola. Dritti i gomiti, spingi uno contro l'altro. Ok, spalanca la bocca, grande, grande, grande. Spingi. No, va bene, stringi i denti. Spingi. Adesso fai così con la mandibola. Lateralizza. Mentre lo fai, continua a farlo e mentre lo fai spingi qua. Vai. No, va bene, porta la mandibola avanti. Vai. Ok, in dentro. Non è altro, Cadì. Bravissima, spingi, ecco qua, spingi, portala più dentro, gomiti dritti, ascolta quello che ti dicono, non far di testa tua, allora, gomiti dritti, parti qua, mandibola in dentro, così, adesso che stai così spingi, vedi che perdi la forza? Queste sono le fibre posteriori del temporalis, ok, che ti fanno rientrare la mandibola, adesso correggiamo un muscolo, che sarà questo qua, gira. Qua farà un po' male. Sto facendo, si chiama Muscle Spindle Technique, tecnica dei fusi muscolari. In questo caso per inibire, approssimo le fibre. Ok, andiamo di qua. Ok, adesso rifacciamo il test, ok? Ok. Prova a rimettere la bocca in dentro, spingi, senti che tieni meglio. Sì. Piega il mento verso il petto, rilassata con le spalle. Qua c'è un piccolo blocco, rilassata. Qui la decima. Per questa passo di là. Preferisco tenere il punto bene preciso, così. Ecco. Eccola là. Ok, adesso, perdonami. Ottimo, rilassata. No. Guarda come sei elastica. Adesso arriva una parte abbastanza piacevole. Un massaggiatore questo, ok? Oh, bello, Lo vedi, te l'ho detto. bellissimo. Fastidio qua? Poco, sì. Qua? Meno. Meno. Quindi tu hai fastidio qua. Se premo qua, migliora? Ok. Sì. Osso sacro. Allora. Calcia su. Ok. Calcia su. Rifacciamo. Calcia su. Sì, ti inibisce. Vieni sdraiata sul fianco destro, per favore. Infatti c'è un blocco del bacino. Mormina. Ecco fatto. Pancia sotto di nuovo. Controlliamo se la correzione è andata a buon fine.
Quindi rifaccio il test, il challenge, calcia su. Senti che adesso sei molto più forte? Sì, sì. Adesso a me per deformazione professionale le lombari piace controllarle quando il paziente è già sdraiato sul fianco, quindi faccio sdraiare sull'altro fianco e in quella posizione controlliamo quale vertebra lombare andare ad aggiustare. Piega, avanti col sedere, morbida, morbida, morbida. Quinta, quarta, terza, l'hai sentito subito, vero? La terza è ruotata verso sinistra, quindi la posso anche prendere così, rilassata. Ecco fatto, l'ho aggiustata subito, ok? Apri grande la bocca. Che dov'è? Apri la bocca, chiudi, apri di nuovo, fino in fondo, chiudi. Senti, sei un po' bloccata qua? Gira. Adesso ci vado con l'activator. Apri a metà per favore, troppo, un po' di meno, così. Devo andare così e verso il basso. Ok, torno al centro, apri di nuovo, fino in fondo, chiudi, apri di nuovo, ok, gira di qua, apri a metà. Adesso qui devo andare solamente laterale, apri poco poco. Questo prima non saliva, lascia. Guarda adesso. Meglio, no? No, questo già saliva, adesso bisogna lo metti dietro la testa. Fammi portare il gomito avanti. Ecco qua. Facciamo la stessa cosa, dietro la testa. Fammi portare il gomito avanti, lascia. Ecco qua, anche le spalle. Spingi il tuo gomito gradualmente indietro. Non la spalla, il gomito. Tira un colpo secco. Ecco fatto. Dammi l'altro. Spingi gradualmente indietro. Colpo secco. Perfetto. Come nuova. Girata verso di me. No, le orecchie stanno a posto. Meno quelle. Ok. Perfetto. Cammina un po', mi dici come ti senti avanti e indietro. Leggera, molto meglio. Meglio, vero? Qua su, dietro. A posto? Su una nuvola. Ok, bene, siamo contenti allora. Qua tantissimo, stavo proprio male qua dietro. Adesso o prima? No, prima. Ah, prima, adesso meglio? Adesso mi sento proprio più... Volare? Volare. Va bene. Quasi volare. Questo è quel che vogliamo. Sono qui con Federica, che è venuta a trovarmi adesso, anzi ve lo faccio raccontare da lei, perché raccontami un po', parla con me, la telecamera non esiste, dimmi un po' che cosa è successo. Ho iniziato ad avere problemi da quando ho ricominciato palestra, soprattutto ai polsi, al ginocchio sinistro e parte bassa della schiena. Ok, ma c'è un esercizio in particolare che ti fa male sui polsi? Soprattutto quando... Quando vai, ok, sì. In estensione. E se fai peso, cioè quindi se ci premi oppure semplicemente sì. Andando indietro? Andando indietro, ok, soprattutto premendo però. Ok, premendo naturalmente sì. Si accentua. Perfetto, e questo succede da? Polso sinistro da un annetto e polso destro invece è più recente, anche meno di un mesetto. Ok, perfetto. Allora io guardandoti così vedo un po' il piede destro che tende al piattismo, quindi tende ad andare un po' in dentro. Il mal di schiena per caso tu dietro ce l'hai più focalizzato sulla destra oppure è diffuso? Più sinistra. Più sinistra? Ok. Allora facciamo così, vieni, iniziamo, ti faccio salire sulle impronte. Ok, abbiamo di qua 28 e di, a sinistra 30, ok? Quindi più o meno 5 kg è accettabile. Adesso perdonami che andiamo indietro e guardiamo la simmetria. No, la testa è simmetrica, quindi pareggiamo qui con le spalle, leggermente più alta a sinistra e... Andando invece sul bacino, ecco, il bacino invece un po' più alto a destra, così. Confermo quel che dicevo prima con i piedi che sono un po' più piatti. Ti faccio accomodare seduta qua su. Allora, vediamo come giri. Qui va bene, anche qui. L'inclinazione non è il massimo. Fastidio qua? A sinistra? Un po' così. A destra meno, vero? Sì. Senti, se salgo su, dimmi dove... io già sento destra. Sì. Però a sinistra com'è?
Fa un pochino, dà un po' fastidio, però meno della Meno destra. della destra. In mezzo invece qual è peggio? Qua o qua? Uguali, Forse uguali. ok. Quando scendo sotto, perdonami. Fastidio qua? Di Poco sì. qua? Meno. Meno, ok, perfetto. Iniziamo dal polso un po' più malandato, ok? Stringi qua, pollice e mignolo. Ok. Dritto il gomito. Gira, fai un pugno. Adesso ti chiederò di spingere sul solo il pugno come se stessi accelerando in moto, ok? Vai. Ok, rifallo. Vai. Ok. Pugno di nuovo. Adesso col gomito dritto. Tiri in su così, vai, vai, ok, giù, rilassata, fastidio qua, Sì. Non qua, ok, tanto. adesso stringi, abbiamo visto che qua tu tieni, stringi, tieni chiuso, con quella mano afferra il gomito qua, stringi, ok, afferra il polso, aspetta un po' più giù, così è su invece, stringi, ok, giù, adesso lo faccio io, stringi, stringi, aspetta, devo rifare lo stimolo, stringi, Quando stimolo qua sull'epicondilo, che è dove poi si origina il muscolo che ti dà fastidio, la presa diciamo perde un po', quindi vieni in piedi. Girata di tre quarti di là, così, perfetto. Rilassata. Morbida, morbida. Ok. Perfetto, torna seduta. Stringi. Senti la differenza? Adesso, qua. Eccolo qui. Stringi, molto meglio, gira, metti la mano così, io spingo, dimmi se hai Pochissimo dolore, di qua, rispetto a più prima, laterale, molto meno. molto meno, stringi, stringi, di qua un po' già perdi, gira la testa di qua, stringi, molto meglio, gira di qua, stringi, no, qui perdi, ok. Hai un piccolo blocco cervicale a destra. Vieni seduta qua. Scivola avanti col sedere, per favore. Appoggia la schiena. Abbiamo visto che girando la testa di qua tenevi la presa nella mano destra, giusto? Quindi io adesso sento. Sì, già da tante. Anche qua. Dimmi qual è peggio, questo? O questo, Il primo. quello in basso, Sì. questo qui, rilassa, che abbiamo liberato, di la verità però ti ho fatto male, No. è solo un po' di rumore, Sì. ok, vieni seduta, stringi, ok, adesso afferra qua. Stringi, bene, afferra il polso, stringi, bene, morbida, rifacendomi ai punti di tensione che sentivi tu su prima, hai fastidio qua? Qua? Poco, meno, Meno, dovrebbe essere l'opposto qua sull'esterno, di più più di di qua, sinistra. quindi l'opposto, giù, fastidio? Non tanto, meno. Quindi qua meno di qua, ok, Sì. mi torna. Sopra, sui pettorali, dovrebbe essere l'inverso, quindi qua un po'. Sì. Il Adesso, il ginocchio è il destro o il sinistro? Perdono, il sinistro. sinistro. Me l'avevi detto prima, però mi ero concentrato sui polsi. Test del cassetto per vedere la stabilità dei crociati. Crociato anteriore. Crociato posteriore. I crociati stanno bene. Ma c'è stato un infortunio, No. semplicemente te lo senti così Sì. rilassata? Dimmi se hai tensione, fastidio internamente. No.
No. Ok. Piega. Morbida. Lo senti questo? Sì. Vero? Spingi dentro così il piede. Guarda, non devi fare così, ma solamente così. Ok. Vai. Ok. Se io però premo qua, spingi dentro. Spingi dentro. Eccolo. Ok. Hai visto come cambia, no? Mm-hmm. Giù, dritto il ginocchio, spingi su. Su. Spingi fuori. Fuori. Qua, l'altra qua. Spingi su. Su. Spingi su. Spingi. Qui vedi che non ce la fai, spingi. Ok, tieni le mani là. Piega. Spingi in dentro. Spingi in dentro. Vedi che anche qui non ce la fai. Prima eri debole solo quando io toccavo qua. Questo che cosa significa in kinesiologia applicata? Che questo muscolo ha una disfunzione, cioè in realtà questo muscolo sta dietro il ginocchio, però per testarlo devo usare il piede. Quindi questo muscolo ha una reattività a un'emozione. Okay. L'emozione alla quale è reattivo è il risentimento. Adesso, respira profondo. Fuori l'aria. Ok, dammi le mani, dritti i gomiti, spingi uno contro l'altro, ok, occhi chiusi, spingi, ok, piega le gambe, occhi aperti, spingi, ok, giù, giù anche le gambe, devo andare a toccare, solo toccare, ok, la sutura sfenopalatina in bocca, ok, apri grande, è qui, non farò nessuna pressione, nessun dolore. Apri la bocca altrimenti mi mordi. Inspira. Fuori. Inspira. Fuori. La correzione avviene col mio contatto sull'altra. Inspira. Fuori. Dell'altra mano. Inspira. Fuori. Vieni a prenderlo da qua. Inspira. Fuori. Ultimo. Fuori. Perfetto. Lascia, ok, eccola, mano qua, rilassata, eccola, ok, quindi adesso dobbiamo cercare la lateralità da questa parte. Ah, dimmi se fa più male qua oppure qua. Il primo. Rilassata. Eccolo lì. Posto? Sì. Sei tutta intera? Sì, sì. Benissimo. Rilassa. Perfetto. Adesso lavoro sul ginocchio, d'accordo? Ok. Purtroppo ti devo anticipare che non mi ringrazierai. Farà male? Sì, un pochino. Ok. In qualsiasi momento fermami, eh. Federica è bravissima perché io stavo già urlando dal dolore. Sto lavorando il muscolo popliteo. Poi ci dirà lei come si sente quando cammina col ginocchio. Ok. Calcia su, spingi. Calcia su. Calcia su. No, va bene. Fastidio qui? Un po' così. Di qua? Meno. Meno. Ascolta, fastidio qua? Non tanto. Non tanto. Di qua? No. No, ok. Senti, se io faccio così,
Cambia qua la sensazione? Mi dà meno fastidio. Rispetto a quando sì. non lo faccio? Sì. Ok, perfetto. Quindi dovrò fare challenge. Calcia su. Sì, inibisce. Challenge. Calcia su. A destra e a sinistra. Vieni sdraiata sul fianco sinistro, per favore. È un blocco dell'osso sacro. Sentirei un po' di crack. Rilassata. Guarda con la testa al soffitto. Esatto, così non avrai sensazione di cadere. Lascia. Sentito, sì. Sì. Altro lato. Adesso qua com'è? Non sento niente. Non senti più dolore. E se io faccio così, calcia su. C'è forza. E c'è forza. Perfetto, giù. Non intendevo giù la gamba. C'è D5. Di 10. Adesso con i test del metodo Activator. Stringi il sedere, lascia andare. Ok, faccio io. Giù. Ok. Braccio sinistro dietro la schiena. L4. A posto lungo il fianco. L'altro dietro. L5. A posto lungo il fianco. Alza solamente un po' la parte destra del bacino. Giù, un po' di L3, si accorcia leggermente a destra e rimane corta. Quindi abbiamo un blocco di L3 a sinistra. Fastidio qua? Sì, un po' sì. Ok, l'abbiamo trovato, quindi bisogna sempre confermare con la palpazione. Vieni sul fianco destro, per favore. Scivola più giù, perfetto. Guardo sempre il soffitto? Sì, perché quello ti aiuta a non sentire il senso di cadere. Ok, okay, vieni più avanti col sedere? Perfetto. Allora, perdonami. C'è la quarta, qui c'è la terza lombare. Morbida. Eccola lì. Dolore? No. Pancia sotto? Alza un po' la parte destra del bacino. Giù. Adesso rimane pari. Quando io vengo a toccare, com'è qua? Dà molto meno fastidio. Dà molto meno fastidio, sì. Perfetto. Sbaglio, dovrei trovare un blocco qua. Rilassata, eccolo lì. Questa era la quarta dorsale, che si blocca quando c'è un problema col ginocchio posteriore da un lato solo. Quando invece in kinesiologia applicata troviamo un blocco nella parte posteriore di entrambe le ginocchia, è più un problema con la quinta cervicale. Adesso ti chiederò i punti di tensione di prima. Qui com'è? Non sento niente. Qua? Neanche. Qua? Neanche. Qua? No. Qua? No. Pancia in aria. Poi avevi ginocchia, bacino e spalle. Qua? No. Date via tutte le tensioni? Sì. Siamo contenti. Vieni seduta. Allora, questa mano qua dietro. Rilassa. Ok, l'altra. Che è già andato. Distendi. Spingi su. Mignolo nell'orecchio. Spingi. Spingi su. Mignolo nell'orecchio. Spingi. Ok,
Spingi su, stringi i denti, spingi, spalanca la bocca, spingi. Ok, adesso giù, giù questo solamente, questo su. Spingi, spingi, perdonami, spingi. Spingi, no, a posto. Vieni in piedi, mani sui fianchi. Adesso ti chiederò di spingere il tuo gomito indietro contro il mio velocemente. Vai. Ecco fatto, anche di qua, vai, veloce, qui stai spingendo la spalla, cerca di fare questo, guarda, ok, vai, più veloce, no, questo è libero, cammina un po', mi dici come ti senti, col ginocchio, con la schiena, torna indietro, cammina un po', no, non sento, non senti più nulla, no. I polsi, prova a metterti così, mi dici se fa male. Forse ancora un pochino questo qua. Come prima? Poco di... no, meno, però un pochino lo sento. Ok, allora io oggi non ho la presunzione di toglierti il dolore. Oggi mi serviva per capire più che altro quale fosse il problema, ok? Uh-huh. E l'abbiamo capito, abbiamo visto che c'è una componente che nasce dal polso e una componente che nasce dal gomito. Adesso naturalmente dovremo rivederci per risolvere completamente quel problema e dare stabilità all'articolazione, quindi evitare che ci siano ricadute, d'accordo? Però è già molto soddisfacente che quel polso sta meglio, il ginocchio sta meglio, la schiena sta meglio, qui sta meglio, però dobbiamo lavorarci un pochino, anche perché mi hai detto che da più di un anno che... quindi... mi sembra oggi comunque un buon risultato. Vuoi parlarci un attimino del tipo di disturbi che ti provoca? Ma di schiena tutti i giorni. Ok, girati verso la telecamera di schiena. Ok. Facci vedere dove sulla schiena. Tutta la colonna. Ok, quindi non qua e non qua, ma solo qua? No, anche in basso. Anche in basso. Dipende dai giorni. Ok, e il fastidio rimane comunque circoscritto oppure irradia sulle gambe? Sul ginocchio, perché sul ginocchio. Appunto ha un'anca più alta e una più bassa, quindi okay. Anche sul ginocchio sinistro. Sinistro, esatto. Perfetto. A parte questo ci sono altri disturbi, altri fastidi che lamenti? A parte i mal di schiena, comunque soffro anche di cervicale da sempre, quindi... Ok, quindi fastidi al collo. Esatto, che sì. Rimangono circoscritti anche loro o vengono nelle braccia? No, no, rimangono al collo, non vanno sulle braccia. Ok, perfetto. Allora, ok, perfetto, guarda dritta. Adesso prima cosa che vedo è che c'è un crollo dell'arco plantare a destra, quindi tendenza ad avere il piede piatto, vediamo anche a sinistra, anche a sinistra. Allora, guarda dritta. Qui tu hai l'occipite leggermente più alto a sinistra. Aspetta. La spalla lievemente più alta a destra. Poi ovviamente qui c'era scoliosi, quindi il busto è ruotato così. Il bacino è più alto, certo. Ok, allora alla luce di quel che vedo dovrei trovare fastidio qua, giusto? Mm-hmm. E qua? Sì. Quale è peggio, destra o sinistra? Sinistra. Ok, lo stesso dovrebbe essere qua su. Fastidio qua? Qua? Di meno. Di meno. Se invece vengo al centro dovrebbe invertirsi, quindi più qua, qua meno. Esatto. Ok, guarda dritta. La distribuzione del peso? Abbiamo 32 a sinistra, 24 a destra, 8 kg, è significativa. Quindi lei appoggia molto più peso sul lato sinistro. Trovato. Fastidio qua? Sì. Siamo su di 7, quindi... Settima dorsale, terza lombare e dovremmo trovare anche la terza cervicale, allora. Fastidio qua? Sì. Ok, ci siamo. Sdraiata a pancia in aria. Rilassata, non è una guerra, ok? Ti ho fatto male finora? No, no. Allora... Hai fastidio qua? Sì. O è peggio questo? Sinistro. Peggio sinistro, vero? Perché quella gamba di qua è più corta. Fastidio di qua? O è peggio questo? Peggio a destra. Peggio a destra. Se invece vado qui sul bacino, dove è la gamba più corta, dovresti avere fastidio qua. Qua meno. Esatto, sì. E però se vado sul pettorale, più qua, qua meno. Esatto. Ti torna? Sì. Morbida? Eccolo. Lascia.
muscoli. Questa cicatrice? No, il mio gatto. Ah, il tuo gatto? Sì. Lascia. Fumantino il gatto. Mano qua. Rilassata. Perfetto. Lascia. Il gomito, lascia. Eccolo. Qui va bene. Mano qua. Rilassata. Ok, col sedere sul bordo, okay. E la schiena appoggiata, è un po' freddo ma ci si fa subito l'abitudine. Allora, questa è la terza cervicale che avevamo trovato. Non è rotazione, ok, stavo solamente palpando inside ed è andata, rilassata. Devo dare, no, appena ti muovo scrocchi, lascia. Ecco, ok, hai avuto dolore? Quando si occipita giù la spalla, rilassata, rilassata, lascia, 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 morbida. Ok, perfetto, fatto male? Abbiamo anche qui sotto una C6, questa lascia morbida, faccio il movimento, lascia, eccolo. Ok, qui settima dorsale, lascia, eccola là, sentita, sì. Qui possiamo vedere che l'osso sacro si è quasi orizzontalizzato, ok? Quindi prima di andare a aggiustarlo in modo tradizionale, lo porto, ecco qua, ok, adesso fastidio qua, anche qua, giusto? Però se io spingo qua, migliora questo? Ok, se invece faccio così, qual è meglio, questo o questo? Il secondo, l'osso sacro, infatti. Qua. Lascia. Con la testa guarda il soffitto. Bravissima. Non avrei dolore. Lascia. Eccolo lì. Mi sono solo dovuto appoggiare. Torna a pancia sotto. Meglio? E si può anche vedere che il sacro adesso è meno orizzontalizzato, ma è tornato un po' più in posizione normale. Ok. Io qui sento un blocco sulla quinta vertebra dorsale, ma glielo lascio. Glielo lascio perché voglio prima delle radiografie, prima di correggerlo. Avevamo una terza lombare, se non sbaglio. Questa qua, che avevamo controllato col nervoscopio. Fastidio? Qua? Sì. Vieni sul lato destro. Vieni avanti col sedere. Poi attenzione, io le radiografie sue non è che non le ho mai viste, mi ha mandato una foto, quindi ho un'idea generale, però devo fare delle analisi, delle valutazioni molto molto precise sulla radiografia stessa per valutare la posizione di alcuni metameri, quindi di vertebre, segmenti vertebrali. Vediamo se riesco con le dita, così. Una morbida, rilassata, questo. Eccolo, sono riuscito con due dita.
Mary ha 18 anni e le è stato consigliato dal suo ortopedico, giusto? Di portare il busto. Solo che lei non riesce a portarlo, non riesce a metterlo e quindi fa un po' di fatica. Vediamo se riusciamo noi a essere d'aiuto in qualche modo. Questa mano qua dietro, rilassata. Ok, l'altra. Ok. Adesso vieni in piedi. Mani sui fianchi. Girata verso di lui. No, a metà. Spingi il tuo gomito rapidamente indietro. Non la spalla, non devi fare questo. Guarda, guarda me. Tac, veloce, hai sentito? Okay. Scrocchiata anche la mia. Te do io il via. Okay. Via. No, fai sempre la spalla. Spalla ferma, è così. Tac. Ok. Vai. Non ce la fai, non c'è problema. Vediamo di là. Lascia. Vai. Veloce, veloce. Ecco qua. Ok, perfetto. No, mi sento più leggera. Più leggera? Esatto, sì. In termini di allineamento, noti differenze? Per ora così e così. No, vabbè, ci credo. Senza radiografie ero mago Merlino se ci riuscivo. Allora, il dolore invece sotto? No. Non ce l'hai? No. Ok, perfetto. Allora, per oggi mi fermo qui.